Ciao a tutti. Allora, il video che vi proponiamo oggi è qualcosa riguarda un argomento che è ultimamente molto al centro delle richieste che riceviamo proprio dai vostri feedback sui commenti dei nostri video piuttosto che sulla nostra pagina Facebook. Ed è relativo alla difficoltà di mantenere una certa elasticità, una certa mobilità e una certa, come dire, disinvoltura, delle vostre spalle, delle nostre spalle, proprio e soprattutto, in momenti in cui non ci si riesce a muovere, come si vorrebbe. Quindi in momenti in cui si fa, tanto lavoro da seduti, magari si sta tante ore davanti al computer o comunque si è particolarmente sedentari, come è il momento che stiamo affrontando attualmente. Allora, vediamo qualcosa che si possa fare a casa, che si possa fare eventualmente in ufficio senza troppo impegno, come di solito è nel nostro modo di fare, cioè molto, molto semplice ma anche prêt-à-porter, ok? Senza particolare equipaggiamento. Allora, faremo due esercizi di prevalentemente mobilità articolare, proprio dell'articolazione della spalla, e poi faremo due esercizi, in realtà la variante, due varianti di uno unico esercizio per diciamo, il rinforzo della cuffia dei rotatori. Allora, andiamo a vedere prima l'esercizio, il primo esercizio, anzi i primi due, quelli di mobilità articolare, li vediamo da terra, quindi abbiamo bisogno di un tappetino e abbiamo bisogno magari di un asciugamano. Io ho preparato questo, l'asciugamano ci servirà soprattutto per darci una mano a mantenere la precisione di certe linee. Allora, ci posizioniamo con la schiena a terra. Allora, e magari andiamo a mettere l'asciugamano ripiegato dietro la testa. Allora, il fatto di averlo dietro la testa, l'asciugamano, ci consente di mantenere il collo in una posizione neutra, che vuol dire che non siamo né in estensione né in, diciamo, retrazione del mento verso il collo, ma siamo in una posizione di neutralità, quindi di autoallungo. E quindi di in qualche modo riposo, che ci ha consentito anche dal fatto che abbiamo posizionato questo piccolo spessore. Allora, di qui andremo a schiacciare bene la schiena contro il pavimento, posizionare bene anche il cingolo del bacino che deve essere in maniera convinta piazzato a terra. Promuoveremo un grounding delle piante dei piedi a terra, un pochino schiacciate, un pochino pressate e, come direbbero gli amici del Pilates, facciamo i ragnetti, ok? Quindi usiamo le nostre dita delle mani come se fossero le zampette dei ragni per andare a fingere di andare a toccare le piante dei piedi, o meglio i talloni, e abbassare bene le spalle. Da questa posizione, con lo sguardo posizionato, fissando un punto del soffitto che sia equivalente all'orizzonte se fossimo in piedi, solleviamo le braccia, ok? Con una, diciamo, formando degli angoli retti, ok? Angolo retto, terra, braccio, angolo retto, corpo, busto, braccio. Da qui andiamo a sollevare da terra le scapole e poi riattaccarle a terra. Inspiriamo, sollevando bene le scapole come se dovessimo andare con le mani ad andare a cercare qualcosa, ad afferrare il lampadario, e poi scendiamo. Di nuovo, inspiriamo, andiamo a salire, saliamo, saliamo, saliamo. Ed espiriamo, scendiamo giù. Inspiriamo. Ed espiriamo. Inspiriamo. Ed espiriamo. Allora, questo esercizio, oltre che servirci come mobilità,
ci serve anche per migliorare la sensibilità che abbiamo nei confronti del cingolo scapolare e ci serve anche in qualche modo per scollare, ok? Il connettivo che tende a renderci un pochino così rigidi sulle scapole. È un ottimo esercizio da riproporre, ad esempio, anche in piedi, quindi senza avere il riferimento del pavimento. È chiaro che in piedi risulta un pochino più difficoltoso, soprattutto a livello meccanico, per farlo diventare meccanico, il fatto di non flettere i gomiti, ok? Invece qui risulta piuttosto semplice perché il movimento è minimo e quindi dobbiamo concentrarci soltanto sulle scapole. Ok? Possiamo terminare questo esercizietto con il fatto di provare ad abbracciarci. Ok? Allora, abbracciarci vuol dire che andiamo a cercare con i polpastrelli di afferrare le scapole, come se le stessimo staccando l'una dall'altra, in questo modo. Lo facciamo per 3 cicli respiratori, teniamo questo abbraccio. Poi cambiamo e lo facciamo dall'altra parte. Si sente scricchiolare tantissimo. Sbrogliamo e andiamo a portare i gomiti sull'esterno. I gomiti sull'esterno vuol dire che più o meno mantengono la stessa linea delle spalle, mentre gli avambracci rimangono posizionati verticalmente, creando un angolo retto con il braccio. Ok? Da questa posizione andremo a fare degli esercizi di mobilità dove prima andremo a portare indietro le mani, quindi il dorso delle mani, le nocche toccheranno terra nella direzione della testa, torneranno su verticalmente e poi andranno di nuovo in senso contrario a toccare il pavimento verso nella direzione invece del bacino con i polpastrelli. Ok? La respirazione sarà questa. Inspiro quando vado a toccare dietro con le nocche, torno su espirando e tocco con i polpastrelli terra. Ok? Ora lo faccio dinamico, inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Naturalmente, mentre faccio questo esercizio e ho iniziato ormai a farlo, a un certo punto va da sé. E io posso anche concentrarmi sul registrare di nuovo la posizione, come sono messa nello spazio. Quindi ricordarmi che devo scansionare le spalle, le scapole che sono attaccate a terra, la colonna vertebrale che è aderente a terra, il cingolo del bacino che è convintamente attaccato a terra, le piante dei piedi che sono radicate e un po' fanno pressione a terra. E naturalmente le ginocchia che sono piegate. E voilà. Molto bene, adesso ci possiamo mettere su un fianco e andare a provare a fare quell'esercizio che dicevo prima, una delle due varianti del rinforzo. Allora, in questo caso procuratevi un pesetto simbolico, diciamo da mezzo chilo, 1 chilo, non deve essere particolarmente pesante. Io in questo caso, dal momento che siamo a casa, ho una borraccia che ho riempito di acqua, una borraccetta piccola. Deve essere qualcosa di maneggevole che riuscite bene a tenere in mano. Allora, mettiamo il pesetto
sì, l'elastico, l'asciugamano, questa volta sotto il braccio praticamente, a fare leggermente da spessore, ok? E per fare in modo che sia anche morbido l'appoggio del gomito nei confronti del busto. Afferriamo il pesetto, ok? E da questa posizione andremo a fare delle extra rotazioni, ok? Allora, in questa posizione, come al solito, registriamo il punto di partenza. Quindi immaginiamo di avere la schiena appoggiata ad una parete, quindi dovrà essere sufficientemente dritta, come posso dire, eretta, non rigida e non arcuata in nessun modo. L'ombelico sarà leggermente retrato alla colonna vertebrale, quindi avremo una preattivazione degli addominali e le cosce dovranno stare in posizione da angolo retto rispetto al busto, d'accordo? Da qui iniziamo l'esercizio che sarà questo. Inspiro quando sono in intrarotazione, espiro quando sono in extrarotazione. Naturalmente questo esercizio può essere fatto anche da una posizione seduta oppure da una posizione in piedi. Il plus di farlo in posizione sdraiata è quello che tutto il resto del corpo è in qualche modo rilassato, comunque non impegnato e quindi mi posso concedere il privilegio di concentrarmi esclusivamente sul movimento della rotazione esterna. Ok, ne faccio un po' di ripetizioni che possono essere 15-20, ok? Poi lo faccio dall'altra parte. E sarà interessante, ad esempio, prima posizionarsi, stare attenti, la schiena deve essere retta e non rigida, la posizione delle cosce che devono formare un angolo retto con il busto che deve essere già di per sé leggermente impegnato perché sto con l'ombelico leggermente retratto. Dopodiché faccio l'esercizio, espiro e inspiro. E provo ad apprezzare, in questo termine non c'è nessun giudizio positivo e negativo. Apprezzare vuol dire fenomenologicamente vedere che cosa succede e qual è la differenza, annotare, diciamo, la differenza tra la destra e la sinistra, ok? Sentire proprio che cosa mi si coinvolge anche. Di più. Bene. Andiamo a vedere una variante. Allora, io qui ho uno sgabelletto che mi posiziono lateralmente. Allora, lateralmente che cosa andrò a fare? Andrò a mettere questa volta il braccio un po' come ho fatto prima, ok? Nella posizione che avevo prima quando ero sdraiata a terra, ok? Ma questa volta metterò sotto il gomito, la mia salvietta, il mio asciugamano, di modo da non avere male, soprattutto creare uno spessore che mi aiuti ad avvicinare il più possibile la mia idea di angolo retto. Ok, i puristi dell'angolo retto, gli ingegneri non saranno molto contenti perché non è esattamente un angolo retto, però ci provo, ok? Poi prendo il mio
pesetto o la mia borraccetta, comunque quello che ritengo di aver utilizzato, e poi da questa posizione, prima di muovermi, registro la posizione del resto del corpo, che sarà una seduta con schiena eretta ma non rigida, auto allungo della colonna vertebrale, le spalle sono basse, il cingolo, questa volta l'osso sacro è appoggiato a terra, ma nello stesso tempo risucchio un pochino l'ombelico, quindi non mi lascio andare così in questo modo, ma non sono neanche rigida, non faccio curve lombari, sto attenta, lo sguardo all'orizzonte, il mento leggermente retratto e in questo modo vado ad inspirare ed espirare. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Ok? Allora, sul fatto che intanto che mi sposto dall'altra parte e riregistro la posizione e mi ci rimetto, ok? Cerco di nuovo di posizionarmi bene. E anche qui cerco di notare la differenza tra il lavoro a destra e il lavoro a sinistra. Se ci si posiziona in una posizione piuttosto precisa e si sta attenti a quello che si sta facendo anche con il resto del corpo che collabora, si possono sentire dei coinvolgimenti, dei punti inaspettati. E fare delle valutazioni magari che possono essere nuove, sorprendenti. Instaura un dialogo molto particolare con il proprio corpo. Ok, voglio fare una piccola precisazione. Quando non solo in questo video, ma in altri, dico sempre di registrare la posizione prima di iniziare un movimento, quindi di vedere come siamo messi nel complesso, prima di muovere anche un solo braccio, come abbiamo fatto in questo caso. Lo dico perché veramente cambia la percezione e cambia il risultato. Provate a fare questo stesso esercizio con il resto del corpo come se fosse quello di un altro e provate invece a farlo nella modalità che vi viene suggerita. Vi accorgerete che è un'esperienza completamente diversa. Bene, la mia proposta di oggi si conclude qui. Grazie ai vostri commenti, ai vostri feedback abbiamo fatto questo video, quindi vuol dire che servono, continuate a farlo. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate anche la modalità che vi consente di avere i nostri aggiornamenti e noi siamo sempre molto felici di ricevere le vostre proposte di nuovi lavori, di modo da arricchire sempre anche la nostra possibilità di condividere con voi delle informazioni e delle ipotesi diverse di ginnastica e di lavoro corporeo. Ci vediamo alla prossima e grazie. Ciao!